oggi approviamo il rendiconto in giunta. La priorità è tra l'approvazione in giunta del rendiconto e l'approvazione in consiglio che arriverà intorno alla terza settimana di maggio, io devo recarmi a Roma con il problema e la soluzione, cioè il problema del debito storico che ci sta soffocando e le soluzioni che noi proponiamo all'autonomia del Parlamento innanzitutto e del Governo se ci sarà. Approvato dal Consiglio Comunale il rendiconto, credo che farò delle scelte, che sono delle scelte che sto maturando in questi mesi, che consentono, come dire, di tener conto dell'ottimo lavoro fatto finora, ma anche di fare qualche aggiustamento complessivo che non riguarda solo la Giunta. Insomma, questi sono stati 2 anni molto complicati, questo è il secondo mandato, che hanno messo a dura prova tutti, quindi ci dobbiamo un attimo guardare negli occhi, confrontarci e vedere come andare avanti, soprattutto perché abbiamo dovuto affrontare in questo periodo anche quel venticello un po' nefasto del dissesto psicologico che girava tra i vari palazzi comunali e del Consiglio Comunale e anche della città. Quindi anche attraverso le vostre telecamere, i vostri registratori, i vostri iscritti, mi farebbe piacere far sapere alla città che fin quando sarò sindaco non metterò mai la firma su una proposta di dissesto del Comune di Napoli, quindi il Comune non andrà in dissesto ed è molto più rafforzato, e siccome siamo molto più rafforzati faremo una riflessione se la squadra va ulteriormente rafforzata sul piano amministrativo ma anche sul piano politico, visto che si apre una fase importante di interlocuzioni col governo nazionale, il Parlamento, insomma dobbiamo un po', vediamo anche che governo viene fuori.